Ciao amici di Rubrica Sicilia, siamo a Parrafranca, in provincia di Enna, e andiamo a conoscere Nadia e la storia della Puglia Allegra. Siamo qui con Nadia Leo. Ciao Nadia, una delle fondatrici di questo dolce particolare, la Puglia Allegra, che nasce nel 2011 per Enna. Raccontaci questa storia. Allora, la storia della Puglia Allegra nasce un po' per caso, perché insieme a mia sorella stavamo cercando di creare un dolce che potesse essere esportato. Il giorno che nacque la Puglia Allegra uscì fuori dal forno un dolce che non era assolutamente presentabile, al punto che l'abbiamo letteralmente abbandonato sul tavolo da lavoro. Alla riapertura, dopo la pausa pranzo, mia madre lo assaggia e mi chiama e mi dice: Nadia, sai, quel dolce che avete fatto è veramente molto buono. E io che ho detto: mamma, ma di quale dolce parli? E lei mi ha detto: quello sulla foglia di limone. La domanda che mi sorse spontanea fu: mamma, tu credi che un dolce su una foglia di limone verrà mangiato dalle persone? Lei insistì. E da lì abbiamo perfezionato questo dolce che poi successivamente abbiamo registrato col nome di Foglia Allegra, proprio con la volontà di dedicarglielo, perché, come ti dicevo, mia madre di cognome si chiama Allegro, quindi da lì nacque la Foglia Allegra. Quindi è un dolce che richiama un po' anche l'ironia della storia in cui nasce, quindi è Allegra e quindi è legata anche all'onore di mamma. Esatto. Nadia, mentre che siamo qui in questa splendida piazza di Parrafranca, mi rendo conto che in questa semplice foglia c'è un po' tutta la Sicilia. Di che cosa è fatta la Puglia Allegra? Com'è composta? La Puglia Allegra, Andrea, è composta da un croccante costituito da mandorle, noci, uva sultanina e miele su una foglia di limone. Il dolce va mangiato così come lo vedi, foglia compresa, e la foglia di limone serve a conferirgli quell'aroma di limone che racchiude un po' la Sicilia. Il dolce infatti è spesso definito dalle persone che lo assaggiano è come mangiare la Sicilia in un unico morso, perché proprio racchiude i profumi e i sapori siciliani. Come dici tu, la Sicilia in un morso. Esatto. Nadia, abbiamo assaggiato la ricetta tipica, classica, ma sicuramente ci saranno tante altre varietà. Sì, c'è la versione al pistacchio, dove abbiamo sostituito alle noci i pistacchi, e la versione vegana, che è la stessa versione classica, però al miele abbiamo sostituito lo sciroppo d'acero. Quindi una soluzione per ogni palato. E a proposito di palato, sicuramente abbiamo questa versione, ma abbiamo una versione molto più grande per i più golosi. Questa è la versione più piccola, quella che utilizziamo per fare le fiere, o quella che viene utilizzata per dei piccoli regali. Invece ci sono le scatole, quelle più grandi, che servono a fare dei regali un po' più stessi. Nadia, tantissimi riconoscimenti alla Puglia Allegra. Quali sono quelli più importanti? Allora, ti cito il primo che abbiamo ricevuto, che per me è stato il più emozionante, e l'ho ricevuto a Milano in occasione di Golosaria, direttamente da Paolo Massoprio, che è un critico enogastronomico, e il riconoscimento si chiama appunto il Golosario. Poi un altro riconoscimento a livello comunale e diversi altri riconoscimenti. Poi siamo presenti anche in diversi circuiti, tra cui il FAI, il Fondo Ambiente Italiano, e lì noi forniamo le nostre scatoline che vengono acquistate da turisti provenienti da tutto il mondo. Bene, allora quindi dacci uno scoop per gli amici di Rubrica Sicilia, stai per sbagliare qualche altra ricetta, così la rendiamo famosa e la diamo nel tutto. Io i miei esperimenti continuo a farli, chissà, magari nascerà qualche altro dolce nuovo. Perfetto, Nadia, io ti ringrazio, venite a Parrafranca e comprate la Puglia Allegra.